Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Siamo qui all'Aquanina oggi con la farfallina. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come stai, Silvia Di Pietro? Bene, grazie. Insomma, la spalla? La spalla migliora. Abbiamo speranze? Sì, io ho parecchie speranze, anche perché dietro questa spalla ci ho perso parecchio tempo. Lo sapevo, però adesso va meglio, mi devo allenare. È un po' il punto, diciamo così, debole del nuotatore. Ma sì, te ti sta facendo veramente un... Penare non da ridere, no? Sì, ce l'ho sempre avuto un po' di problema alla spalla, infiammazioni eccetera, però questa cosa del nervo era nuova, è venuta questa aprassia, quindi non lavorava bene l'omero e mi infiammavo i tendini, quindi era un problema che si ripresentava ogni volta. Stai facendo riabilitazione? Sì, ho fatto un anno di fisioterapia sempre, tutti i giorni. È stato abbastanza pesante, quindi adesso spero di potermi allenare tranquillamente. Perché noi ci conosciamo da una vita, sì. Ti ricordi? Scrissi la farfallina, ci sarà una farfallina che andrà molto veloce, sì. Tu partisti molto, molto bene, hai vinto i mondiali juniores, juniores sì. E poi dopo insomma c'è stato un momento di... Noi quest'anno ti aspettiamo. Tu ci pensi alle Olimpiadi, sì? Certo, come ci pensano tanti, però io penso soprattutto a nuotare senza problemi, perché veramente questa cosa dell'infortunio mi ha cambiato particolarmente, perché ho sempre il pensiero, insomma, della spalla, quindi allenarsi tranquillamente è importante. Quindi è importante la salute, poi quello che viene con l'allenamento... Questo certamente è la prima cosa. Sì. Gli europei non li farai purtroppo, noi aspettavamo di vederti in vasca corta. No, non sono qualificata, perché naturalmente l'anno scorso ho fatto poco e niente. Hai la scusante, però. Insomma, non mi sono qualificata, poi aspettiamo quest'anno. Senti, tra le due specialità, la farfalla e lo stile libero, tu Hai pensato magari a qualcosa di particolare, cioè voglio dire a dedicarti di più rispetto allo stile libero, alla farfalla? Come vi siete organizzati? La farfalla mi è sempre venuta più naturale, quindi è giusto allenare quella, perché è il centro del fine, insomma, la gara che è principale. E poi lo stile comunque lo alleno di pari passo e non faccio tanti chilometri a delfino, mi alleno prevalentemente a stile, quindi gareggio a stile, la velocità ce l'ho, quindi quello che viene a stile è... Va bene. Senti, col tuo allenatore tutto bene? Voi fate una coppia, sì. Una coppia super, sì. Avete avuto un po' di passaggi, avete cambiato diverse società, adesso ti trovi bene qui alla Nina? Sì, assolutamente. L'importante appunto è, secondo me è importantissimo scegliere la persona con cui allenarsi, perché è proprio un rapporto di fiducia che è importante, quindi... Avete un grande feeling voi? Sì, ho sempre allenata con lui e finché va bene continueremo poi naturalmente... E andrà sicuramente bene, io ne sono convinto. Speriamo. Tanti auguri, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.